A me sono arrivati prima degli avvertimenti che erano presi quasi per scherzo, quindi si pensava a un mitomane, a uno scherzo di cattivo gusto di qualche amico. Poi gli avvertimenti sono diventati sempre più pesanti, sempre più continui e soprattutto con sempre più riscontri. E quindi è stato un percorso che è durato anche diversi mesi e che mi ha portato da una parte, se vogliamo, ad avere un'educazione alla paura e quindi a formarmi un palato. Dall'altra invece è stato molto più logorante perché è stato un avvicinarsi invece a uno status che poi è diventato il mio status. C'è il nome di suo figlio sulla prima mail che gli inviano, per andare dritti al punto e far capire bene che non si scherza. Comincia così, a 30 anni, l'altra vita di Giulio Cavalli, quella di attore sottoposto a servizio di protezione, scortato per intenderci. Qualcuno decide che sul palcoscenico Giulio dice troppo. Ad infastidirsi sono le famiglie mafiose di Gela che negli anni si sono trasferite a Lodi. E alla fine si accorse di avere dentro il bar tanti amici, degli amici sugli amici, per gli amici, in mezzo ad altri amici, di destra e di sinistra, che alla fine scoprì di essere sindaco. Doubt ed Es è lo spettacolo che nel 2008 tocca i nervi scoperti di Cosa Nostra, che mal sopporta si possa anche sorridere dei suoi aspetti grotteschi. Facciamo così, tu leggi, io ti pizzino, ti riassumo e li leggi, mi raccomando, leggi bene, stai attento e fai attenzione. La cosa abbastanza triste, triste proprio perché l'ho sempre sentita come una mia colpa intellettuale nell'approccio, è che io andavo a Gela come il tipico milanese che va a salvare i gelesi dalla mafia. E poi in realtà quelli che mi minacciavano abitavano a 100 passi dai miei genitori. Quando va in scena a 100 passi dal Duomo, Giulio Cavalli entra anche nel mirino dell''ndrangheta. Ci sono dei momenti in cui anche il teatro si deve fermare per l'urgenza di raccontare di nomi che sicuramente ne sanno qualcosa. Io sono molto arrabbiato con i nostri padri. Alla mia generazione non hanno raccontato che in Lombardia ci sono stati 150 sequestri di persone in 9 anni, non hanno raccontato che l'aula bunker c'è anche a Milano per i processi di mafia degli anni 90 e soprattutto, secondo me, non sono riusciti a declinare la criminalità organizzata nella quotidianità. Cioè, i nostri padri non ci hanno detto che noi avremmo studiato per fare un lavoro anche in Lombardia e avremmo perso nel campo del libero mercato, perché il mercato non è libero, perché il nostro talento, la nostra istruzione perde di fronte a delle famiglie che hanno bisogno di lavorare per riciclare soldi e non per farne. Dico l'impunità dentro le teste, oltre che le tasche, dei capi bastoni dell''ndrangheta, dei ragionieri della Camorra, degli uomini di Cosa Nostra, dico è una responsabilità politica, risolvibile, dando dei segnali, almeno nella forma, la ricerca della dignità a una regione. Ho cominciato a raccontare che in realtà la mafia funziona perché gli imprenditori, quelli padani da generazioni bussano alla porta dei calabresi perché li trovano dei buoni partner commerciali. E quindi che forse anche una nostra parte dell'intelligenza, più o meno consapevolmente, loro di solito dicono che è colpa della crisi, hanno deciso di mettersi in società con loro. Ecco, secondo me questi sono i colpevoli peggiori, molto più del boss, che a me spaventa molto poco, dico la verità, nonostante mi spedisca, sai, il proiettile di Kalashnikov o quant'altro. Cavalli non è un attore nel senso comune del termine, è uno che ha fatto della libera circolazione delle parole la sua professione, uno che racconta i fatti, gli stessi che si leggono sul giornale, ma che in più mette in fila tra loro come i punti di un disegno nascosto che alla fine, uniti, svelano la faccia del mostro. Intanto mi invitano, mi dicono: Cavalli, parliamo di mafia, però per favore non parli di politica. Di solito io mi giro e me ne torno indietro, no? Ti premiano, se sei scortato in Italia, ti premiano tutti. Ti chiama la bocciofila di Canicattì e ti dà il premio della boccia d'oro per l'uomo che sconfigge la mafia. Però ti chiede di raccontare una storia su Cosa Nostra e Bocce, non Cosa Nostra e amministrazioni comunali. La storia di Bruno Caccia. Bruno Caccia è un magistrato ucciso da uomini dell''ndrangheta. È stato il primo a raccontare di come l''ndrangheta, e siamo nel 1983 a Torino, avesse addirittura stretto dei rapporti non solo imprenditoriali, ma anche con alcuni uomini dentro il tribunale, quel tribunale che oggi è dedicato a lui e porta il suo nome. Il nostro senso dell'opportunità oggi ci vogliono convincerci che coincida perfettamente con il limite della giustizia, cioè ciò che decide un tribunale è opportuno o inopportuno. Abbiamo perso invece il pensiero che un buon narratore di storie, che sia giornalista o no, è quello che sa che in Italia
È legale essere amico di un mafioso, ma è inopportuno che un uomo politico sia amico di un mafioso. E allora chiamò Peppo, che con la politica ci sapeva fare, e fecero un meeting, una riunione, come avevano sentito dire giù al cinema Nebbiolo in un film di Bracco Baldo. E cominciarono a prendere un foglio bianco, che rimase bianco per un bel po', perché c'avevano la crisi, sapete, quella lì, quella del foglio bianco. E allora cominciarono a bere un bicchiere di vino rosso, il vino DOC di Mafiopoli, quello fermo, rosso, fermo, zitto, muto, che non ha visto niente, non ha sentito niente. E cominciarono a bere un bicchiere di vino e poi... Il favoreggiamento culturale alla mafia, secondo me, avviene in qualsiasi momento in cui diamo delle capacità intellettuali di organizzazione e di coordinamento a Riina di turno, che in realtà non ha e che in realtà da solo non può avere. Il favoreggiamento culturale alla mafia è quel percorso che ci fa credere che Riina da solo, senza appoggi istituzionali, abbia potuto diventare Totò Riina. Solo in vita, e allora dico, sarà per questa mania tutta milanese, no? Della consonanza, sempre a tutti i costi, solo anche dopo la sua morte. Ma Milano non se ne accorse. Io vivo in una città in cui sono stati comprati tutti i bar del centro da un imprenditore che è arrivato e li ha pagati in contanti. Sono eroico perché mi sono chiesto perché i bar del centro. Ma io sogno un paese così democraticamente allenato in cui gli ubriaconi simpatici del mercoledì pomeriggio si chiedono perché quel bar ha cambiato il servitore del bitter, no? Cioè la vedo molto più tattile la battaglia antimafia. Non si potrà stare lungo impuniti a forza di fare i sordi o fare i ciechi. Finiremo mangiati, comprati, giudicati, annessi o complici. Perché il silenzio è complice. No, io credo nell'ultra politica. Perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti. Questo avete fatto stasera e non ve ne rendete conto. Se siete servi di qualcuno, se siete servi di qualcuno. Io credo che noi vinceremo quando penso a mia madre, che è casalinga, con gli interessi di una madre che vive in un piccolo paese di 5.000 abitanti, riuscirà lei per prima e alle sue amiche ad accendere l'appetito per gli ordini del giorno che avvengono nel suo consiglio comunale. Riuscirà a capire la poesia che c'è dentro un piano di governo del territorio. Io da laico ti dico, il Vangelo secondo me è il miglior protocollo antimafia che è stato scritto. L'utilizzo che è stato fatto del Vangelo, poi la sua declinazione, ne possiamo parlare. È questa libertà che dà fastidio prima di ogni denuncia, di ogni legame criminoso raccontato, è il raccontare stesso che si vuole intimorire. Ogni tanto qualcuno mi chiede, ma perché lo fai? Perché è scritto nella Costituzione, dice ogni cittadino italiano ha il dovere, con la propria funzione, con la propria professione, di concorrere alla crescita materiale e spirituale del proprio paese.